Vincenzo Salemme si torna al Sistina con tutto il cuore, raccontaci. Con tutto il cuore è la storia di un uomo buono che diventa cattivo perché riceve il cuore di un delinquente in un trapianto. E perché? Perché il delinquente vuole essere vendicato, è stato ammazzato e quindi vuole la vendetta. Per cui lui, questo uomo mite, questo Ottavio Camaldoli, un professore di lettere del liceo classico, sarà costretto dalla mamma del delinquente morto, dai gangster del delinquente morto, ad applicare la vendetta. Ma lui non vuole, solo che un po' per suggestione, un po' per costrizione, un po' per paura, alla fine deciderà di diventare cattivo. Senti, però i cattivi vincono, stavi dicendo prima in conferenza stampa. Ma in realtà io non dico che vincono, la suggestione può essere che la cattiveria faccia vincere. Io preferisco essere per bene, insomma, ecco. Poi la cattiveria indubbiamente è una prepotenza che può indurre qualcuno, è la strada più comoda. Scritto da te, oltre che interpretato e diretto, a cosa ti sei ispirato o a chi ti sei ispirato per questo nuovo personaggio e questa nuova storia? No, non mi sono ispirato a nessuno in particolare, l'ho scritto a dicembre, mi è venuta in mente la storia così e l'ho scritta. Occhi ai trapianti allora. Occhi ai trapianti che è una cosa che io ho già frequentato.